E buongiorno a tutti ragazzi e ben ritornati su Stumble Guys. Quest'oggi è giovedì, quindi giorno di challenge. E quello che vedete sullo schermo è la nuova challenge di oggi. Se volete nuove challenge, ovviamente vi ricordo iscrizione, campanella, ma soprattutto scrivetelo qui sotto nei commenti. Detto questo, la nuova challenge sarebbe quella di stare fermi per 5 secondi prima di ogni partita, cercando ovviamente di vincere. E quest'oggi andremo a fare proprio questo. Se vi piace questo tipo di video, vi ricordo anche il like. Detto questo, iniziamo col primo round. E il primo round è proprio Tile Fall. Detto questo, direi di iniziare subito. È una challenge proprio nuova. Ho visto molti youtuber che la fanno. Per il momento stiamo fermi, non dobbiamo fare chissà che cosa. Comunque si può vedere, sto giocando da mobile. E infatti volevo provare a giocare anche da mobile a questa cosa. Se volete anche che io faccia nuovi video anche sul mobile, scrivetelo qua sotto nei commenti. Per il momento ci siamo qualificati, quindi secondo round, ICX è molto 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 semplice, la seconda mappa mia preferita. Siamo fermi per 5 secondi e finito il tempo, credo che si possa già iniziare a tuffarsi e fare dei trick epici. Per il momento sta andando piuttosto bene, delle mappe molto semplici da fare. Immagino le mappe eliminazione, più che altro quelle saranno più difficili. Comunque delle mappe molto brevi, tipo non so, Cannon Climb, che più che altro quelle sono molto difficili, bisogna gestirle bene. Ma per il momento mi sa che ci siamo proprio. Bellissimo il trick e via con la qualifica. Terzo round, Bot Bash. Che fortuna, neanche programmato, ma è Bot Bash. Bot Bash molto molto semplice, stare fermi 5 secondi non è difficile, anche perché ci sono delle persone che ci muovono, quindi diciamo gli spruzzi iniziano dopo più di una decina di secondi. Possiamo stare fermi per molto molto tempo. Credo di essere stato fermo per più di 10 secondi, non lo so. Detto questo, direi che possiamo comunque giocherellare un pochettino e vedere se ci portiamo a casa la vittoria. Non è difficilissima Bot Bash, ma neanche molto semplice. È una nuova mappa, però fatta piuttosto bene, ed è molto complicata giocarsela. Ma intanto ci siamo qualificati e abbiamo vinto anche. Perfetto. E direi subito di andare al quarto round, giusto Mattia? ICX come quarto round. Ok, perfetto. Direi che non c'è male. Perfetto, aspettiamo 5 secondi, classici 5 secondi, che tra 2, 1, via. Ok, si può partire ragazzi. 5 secondi sono passati, non ho fatto il trick, quello che ho fatto prima. Abbiamo visto che si può fare, ma forse non facendo il trick siamo leggermente svantaggiati. Può darsi, come può darsi anche di no. Vediamo un po' come ce la risolviamo questa questione. Molto fluida, molto... Ok, ok, bellissimo questo boost, bellissimo questo boost. Potremmo arrivare, non dico tra i primi 10, però credo di sì. E arriviamo ottavi, ottavi ragazzi. E si passa quindi al quinto round con Stumble Soccer, che letteralmente non capisco perché facciano questa cosa. Non possiamo giocare per 5 secondi, ma la taglio direttamente questa partita. Come ho fatto? Non lo so. Gli ultimi 5 secondi, si va pure gol. Non so se è stato calcolato, però fa niente. Quali sono altri dettagli? E si passa quindi al sesto round. Lava Rush no. No, Lava Rush. Cioè, già partire in ritardo di per sé è difficilissimo in questa mappa, però dobbiamo farla per forza, quindi sono passati 5 secondi, perfetto. Meno male 5 secondi, non 10. Perché una persona hanno fatto... Vabbè, ci sono record mondiali proprio per i 10 secondi. Per arrivare primi e a fare tutto il giusto. C'è il record mondiale anche di partire in svantaggio. Però quali sono altri dettagli? Detto questo, riusciremo sicuramente a portarci a casa la vittoria, perché come vi ho sempre detto anche live, e vi consiglio di passare live ogni mercoledì e venerdì, se ovviamente rispettano i post che faccio, quindi andatevi a osservare anche i post nella sezione community. Diciamo, come vi ho detto, Lava Rush non è molto semplice per alcuni, però a quanto pare una persona ha vinto, quindi GG a Gekortus 1.
per aver vinto la partita. E andiamoci a fare il settimo round, ovvero l'ultima partita. E andiamo col settimo round ICX per la terza volta. Non capisco perché ICX. Ma comunque non mi posso muovere, sto iniziando a muovermi. Vabbè, comunque capirai. Aspettiamo un po' di più. Ok, perfetto. Siamo comunque all'inizio, non è che mi sono mosso di chissà quanto. Forse ho aspettato di più del previsto, però quali sono altri dettagli? Perché io tipo parlo sempre ma non vedo quanto tempo sto aspettando. Quali sono altri dettagli? E va sempre a svantaggio mio, però ormai fa niente. I video li faccio per passione, non per vincere, perché alla fine non vinco mai, come potete vedere anche in live. Non vinco praticamente mai. Come ho fatto questo skip? Vi dovete scrivere, ragazzi. Mi ricordo inizialmente, quando ho fatto le prime live, mi ricordo che su Stumble Guys dicevo sempre se faccio questo trick, se faccio questo glitch, allora vi dovete iscrivere al canale per incentivare un po' le persone a iscriversi al canale. Alcune l'hanno fatto soltanto perché mi volevano seguire, non per questa challenge, almeno credo. Per il resto siamo sul Jungle Roll come settimo round, come ottavo round, sì vabbè. Ora sto dando i numeri, l'avete capito? No, non faceva ridere. Vabbè, andiamo con l'ottavo round. Jungle Roll, ok, sta andando piuttosto fluida la partita. Diciamo che come secondo round è un po' da giocarsela, un bel po' da giocarsela. Quindi potrei perdere, come potrei anche leggermente vincerla. Ok, sono andato al centro, il centro è sempre a volta buona. No, per uno ho sbagliato. Vabbè, comunque io ho rispettato appieno questa partita. Quindi ci vediamo nella sezione principale dove siamo. Vi offro direttamente una skin gratuita o comunque dei gettoni e delle gemme. E noi ci vediamo la prossima volta con un'altra challenge fatta sempre da voi. Quindi scrivete se volete altre challenge nuove. 5 gemme è proprio perfetto, ci aiuterà a acquistare molte cose, soprattutto perché è uscito un nuovo aggiornamento. Quindi abbiamo Anubi e Puppet. Ovviamente non me le compro, perché non sono qui a utilizzare le gemme per comprarsi le cose, più che altro a fare dei giri rari o epici, cosa che possiamo fare. Però detto questo, vi ricordo, passate in live per fare delle partite con me su Stumble Guys. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e ciao a tutti.